Salve Tousers e bentornati a Super Mario Galaxy 2. Oggi andremo al mondo di Bowser Jr. Anzi, ora va meglio. Ok, torrione di Bowser Jr. Let's go. Ok, cosa ci aspetterà? Oh. Fortezza ben protetta. No problem. Ok. E c'è una delle mie musiche preferite di questo gioco, che è il forte di Bowser Jr. Non mi ricordo se c'è anche nel primo, ma penso di sì. Ci sono questi Goomba con l'elmetto. Niente di pericoloso, a dire il vero. Per ora sembra molto semplice. Ok, c'è un pump qua, possiamo saltarlo tranquillamente. Ok. Una leva, eh. Ecco fatto. Ah, ecco la moneta cometa. Sì, vabbè, la cosa. La... come diamine si chiama? Lo scordo sempre. Ok, vediamo se si uccide con la piruetta. Sì. E poi sì, ci salta. Troppo tardi. Ok. Dovremmo andare sopra il tuombo, questo sicuramente. Ok, alzati. Bene. Meno male che non c'è il danno da caduta, se no le morti su Galaxy sarebbero aumentate di un sacco. In generale, parlo. Ok. Mezzo via. Brucia. Poco fa ho ordinato Luigi's Mansion 2. E dovrebbe arrivarmi al lancio. Ho avuto qualche problema con Amazon, che diceva di avere problemi col pagamento, soltanto che non era vero, cioè, perché i dati del pagamento erano giusti. E praticamente avrei dovuto spendere 4 euro in più sul gioco per riceverlo non al lancio, ma per questi suddetti problemi di pagamento il 2 aprile, cioè un giorno prima di quanto avrebbe impiegato la spedizione normale. Così, no, non mi faccio mica fregare, ho annullato l'ordine. E l'ho ordinato altrove. Ah, salve. Sei arrivato fin qui. Ma non avrò bisogno dell'aiuto di Papiro per levarti dai piedi. Buzzo Drago, è quasi ora di cena. Ricordati di proteggerti quelle pance molli che ti ritrovi. It's dinner time. Buonasera. Dov'è l'antipasto? Non lo so. Vuole quello della casa o quello rustico? Ok, forse preferirebbe un bel dessert prima. Un bel dessert di piroette. Ok, come si batte questo boss? Perché me lo chiedete, non me lo ricordo. Ah, ecco come si batte. Nel mentre ci rompe. Ok, seconda fase, ci risiamo. Terzo tentativo, va, sì. Non vi siete persi molto. Mi viene spontaneo colpirlo con un astro scheggio, non so perché. Vendetta, forse. Se scendi sottoterra, mi fai un favore. Ok. Yes. Ok, prendiamo una moneta. Prendiamo una moneta. Dai, è là dietro. E là dietro. Ok. Scendi. Come on.
Saltellungo è inutile, cioè, non lo so. Il primo boss di del primo Galaxy era più semplice. Già battuto? Oh, bene. Mi aspettavo più bolle. Mega Stella. Oh, Tony, ho fatto spoiler. Hai detto che si chiama Mega Stella prima di prenderla. Eh già, è vero, sono uno spoileratore professionista. Che poi Stella grande, Mega Stella. Hai visto? Hai visto, tizio spoilerofobico? Here we go! Mega Stella. Cosa serviva in questo caso? Ah, sì, giusto per andare più lontano. Va un po' come il coso. Cioè, nell'osservatorio serviva anche a illuminare. Qua è già tutto illuminato. Ah, per varchi spazio-temporale? Logicamente è difficile raggiungere un'altra galassia così in un attimo. Anni e anni luce, troppo tempo. Ce l'hai fatta, hai portato a bordo una megastella. Ora puoi usare il potere della megastella per raggiungere un altro mondo. Stiamo per avvicinarci a quella persona per te speciale, amico. Ora attraverseremo spazio e tempo alla volta di un mondo sconosciuto. Tieniti pronto, comandante. Come ho già detto, secondo me i mondi si devono chiamare galassie e le galassie stesse si dovevano chiamare sistemi. Cioè, in tutti e due i galaxy, chiaramente, non solo in questo. Ma non fa niente. Ok. Wow, dai un'occhiata, abbiamo raggiunto un nuovo mondo. Credo che qui ci siano tantissime superstelle. Avanti, comandante, contiamo su di te. Ok, dunque facciamo la galassia incastro. Per ora il mondo 1 è ok. Segreto del puzzle. No? Super Mario 64, Led Lava Land. Probabile. Oh, inizio in orizzontale. Adoro quando la gravità fa così. E poi giro di là. Ah, vedo che c'è qualcosa. Premi Z mentre sei in aria per il Z. Oh, non mi dire che ancora mi devi dire ste robe. Cioè, fino a quanto ne avremo. Ok. Devo dire davvero orco. Oggi è 26 marzo. Penso che questo video verrà ad aprile. E sono iniziate le vacanze. Penso che registrerò un sacco durante queste vacanze. Cioè, insomma, vedrete video vecchi di marzo sicuramente per la metà di aprile, penso. Ok, devo fare lo schianto a terra. Bene. H, cosa vorrà dire? È un messaggio subliminale. Non tutto è un messaggio subliminale. Cioè, c'è certa gente che la prima cosa che vede è un messaggio subliminale. Perché, sì, quel robo è un messaggio subliminale. Vuole indicare un cerchietto. Quel coso è un messaggio subliminale. Vuole indicare la geometria. Ah, guarda. Vediamo cosa fanno gli altri. Lo sketch. Oh, nota. Perché torci bruco devi rompere. Io voglio suonare Super Mario World. La 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 la. Uffa, volevo sentirlo.
Chissà quando questa traccia tornerà su un gioco di Mario decentemente, cioè non in questa scala di moto. Vabbè. Ancora aspetto qualcosa che riguardi Super Mario World che sia decente. Remake no. Cioè sì, remake sì se è fatto su eShop, se non costa 60 euro 50 euro. Che fame, mi dai 70 monete, sono deliziose, ne ho 9, pirla. Pro Gaming? Ah, c'è una cosa. Dovrei anche cercare la medaglia cometa. Sì, andiamo lì. Cioè andiamo in questo tubo? No, perché vorrei prima... Sì, sicuramente sarà un puzzle. Cioè, prima prendiamo questo monetone, che non è niente di che. Poi vediamo cosa porta. Dove porta questo tubo? Altro monetone? Allora sì, non è difficile prendere. Oh! Wow. Vabbè, lascio stare per ora. Perché, vabbè, sì, la prendo dopo. Prendo dopo... Cioè, ci penso dopo allo soilotto. Ghiotto. Visto, ci sono un sacco di monete. Almeno qua non ci sarà da sclerare sulla moneta. Ok. Ma nemmeno là c'era da sclerare tanto, era solo che non ho visto quel minigioco. Bene dunque. Questo qua corrisponde a quello più alto, immagino. Dai, ah, ok. Devo premerli tutti. Forse. Sì. Ok. Ce ne bastava uno alla fine con un po' di platforming. Let's go. Monetone! Ok, non volevo morire. Cioè, se morivo col monetone mi sta bene. Se morivo senza monetone, non tanto. Salto a parete. Alla fine Galaxy è un gioco che toglie l'elemento esplorazione, però il platforming lo potenziano di molto. Sarebbe bello avere esplorazione e platforming insieme in una maniera molto più decente. Cioè, come se non fosse decente su 64. Lo è, però. Meglio sarebbe stato più proprio. Se pensi alla Toast Challenge. Fare la Toast Challenge sarebbe molto crudele su Galaxy. Parecchio crudele. Non fatela. No. Dimmi che non ne vuoi 50. Ok. Ovvio che scelgo energia. Bla bla bla. Ok, che mi aspetta? Boss Andy. Ah, che stupidaggine. No, vabbè, magari appena compongo il puzzle c'è questo boss. Appunto. Sì, sì, mi pare di sì. Doni fatto spoiler. Devo smetterla. Devo smetterla di farti esistere, ciccione spoilerfobico. Immagino un tizio. Ma il ciccione spoilerfobico e Dani sono la stessa persona? Ma non mi dire. Seriamente non mi dire. Ah, che cavolata. Poi appare tipo un tizio gigante. Però questo diventa... infatti diventa Usain Bolt e basta. Va bene, va bene. Na 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 na. Quanti minuti siamo? Un'altra stella la facciamo. Solo un'altra. Ah, e lo sfondo cambia. Mi gusta. Oh. Double Galaxy Combo.
Mentre ero in giro ho fatto qualche cambiamento alla mappa dei mondi. Controllala dopo, va bene? Va bene, altro? Quel Toad sta blatterando qualcosa su posta e lettere. Oh, finally, è arrivato il Toad postino. Vai da lui e vedi se riesci a calmarlo. Forse persino qualcosa per te. È il tizio che ci dà sempre vite. Ed è comodo. Ma poi dobbiamo parlare con quel Toad là, risparmiatore. Mario, ho deciso di avviare un nuovo servizio postale. E la prima lettera è per te. Caro Mario, in questo momento mi trovo in un posto remoto, ma il solo pensiero di rivederti presto mi fa star bene. Allego un regalino alla lettera, mi auguro che possa esserti utile. PC. Ok, B. C'era un fungo one-up legato alla lettera. Nonostante sia lontana, la principessa riesce in ogni caso ad essere gentile e premurosa. Questo mio onore mi spinge a migliorarmi come Toad postino. Poi ce ne darà 5 in futuro. Mario, vuoi sapere una novità? Sono diventato custode di Astro Schegge. Se mi dai dell'Astro Schegge potrei condividere con gli altri file di salvataggio. Wait, ho il mio altro file. Quindi potrei passare tutta l'Astro Schegge qua in caso di necessità. Dato che non lo uso più. Ok, andiamo. Bene. What? Ah, ok. Questa è la mappa dei mondi. Con il potere della megastella possiamo attraversare lo spazio e il tempo e possiamo viaggiare da un mondo all'altro. Sei pronto per lanciarti nuovamente nello spazio? Il timone è nelle tue mani, comandante. Ok. Cioè praticamente vediamo qua cosa mi manca. Nulla. Mappa dei mondi. No, non ho sbagliato. C'è la barra sensore un po'. Un po' fuori di testa. Rapide sospese. Questa. Perché parlo piano? Bocce di roccia. Dobbiamo fare la cosa dello stavilotto. Bene. Farò monete con una velocizzazione ultra uber pro veloce. Perché la velocizzazione è lenta. Boh. Non importa. Yes, è music. Yes, ce le ho tutte. Ai ai, ho la pancia piena. E ora, trasformazione. Ok. Grazie Sfavillotto per non avermi fatto sclerare. Beh, a parte una roba che vedrete le parti tagliate alla fine. Piace questo scenario. Sembra. Non sembra troppo difficile. Ah, nuvola sprecata. Oh. Sera. Mi serve il coso nuvola. Grazie. Col coso nuvola sarà una cavolata, beh, a parte. Certo, sopra l'acqua non dovrei fare sta roba. Ok, aspetto che fai il giro. Se non sparisce. Yes, yes, yes. Ok. Ci sarei io sopra comunque. Mi hai teletrasportato.
Bene, lascia che prendi il mio tizio nuvolo. Ok. Dai, dai. Ah, c'è per giunta il coso. Allora non mi preoccupo. Per nulla. Ci sono un sacco di nuvole adesso. Non ho mancato però. Vediamo di fare. Bene. Ultimo colpo. Ora sarà veloce e volante, vero? E roteante. Mi basterà un po'. Ma penso di sì. Ok, ora. Andiamo di aspettare un altro giro. Bene. Ho previsto il tuo colpo, caro mio. Bye bye. See you later, se ci sarai. Ma penso di sì. Ok. Bene. Scaraboom. Scaraboom mai sentito. Ok, alla prossima parte di Super Mario Galaxy 2. Con lo sfavillotto lume, che ci dovrei dare un soprannome, va. Così lo nomino rapidamente. Basta. Ho finito. Finito qua. Ah, non ho nient'altro da dire. E vi rimando alla prossima. Con il gabbiano solito. Bye. Ok. Quello che dico io. Come on. Sono un idiota. Vabbè. Era ovvio, no? Sì. Bla 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 bla. Oh, credevo. Giuro che credevo che ci fosse. Che ci fosse il coso. Ci fosse un altro lato, insomma. E che diamine.